partita del prima giornata del campionato di Serie A, uno passaggio sa. Ma non so se è attaccato questo, eh. Questo non è attaccato. Prova, sa. Adesso mi sento, eh. Alzami un po' il volume. Prova, sa. Sì, se adesso ci sentiamo. Sì, adesso mi sento. Ok. Prova, sa. Allora, buonasera, buonasera a tutti, cari amici social spettatori. Sono state appena annunciate le formazioni della prima giornata di campionato, si sfidano Eppan contro Cassano Magnago. Buonasera da Lungo Niccolò. Buonasera, buonasera da Cristiano il Bragion. E poi dal vostro Luca Bass. Buona pallamano a tutti, partiti. Abbiamo il Cassano in consueta divisa amaranto alla vostra sinistra e l'Eppan in
maglia gialla-blu alla vostra destra. Siamo qua per la nuova stagione di Pallamano 2017-2018, Serie A1 maschile, girone A, prima giornata di andata. Bene, diamo, hai già dato anche gli altri risultati, perché tra l'altro noi abbiamo delle novità molto importanti durante questa... Eccola che è arrivata! Eccola che è arrivata! Allora, abbiamo prima giornata che vede impegnati Trieste e Brixen, che hanno pareggiato 21 pari. Poi abbiamo Cassano Epan, appunto, Malo Pressano, che ha visto la vittoria del Malo per 23-17. Poi abbiamo Mezzo Corona Bolzano, che ha visto la vittoria del Bolzano per 41-20. E si sta giocando Molteno Merano, che adesso vi diciamo il risultato. Dunque, siamo 6-10 per il Merano, al quindicesimo del primo tempo. Allora, il risultato intanto è fermo sull'1-1, 1 minuto e 20 dall'inizio della partita. Un Cassano e un Epan, tutte e due molto aggressivi. Intanto è fischiato fallo e primo cartellino giallo. Intanto bisogna spippolare. È stato fischiato il primo fallo a cospetto dell'Epan per un fallo di Belotti, che tra l'altro ha preso il giallo. La stiamo microfonando, la stiamo cuffiando. Buonasera. Può anche salutare. Oh, buonasera la mitica Bianca Del Balzo. Benvenuta. Ciao a tutti. Sono la mia seconda esperienza nella vita come telecronista. Sono un po' emozionata. L'altra volta era razionale, però addirittura, se non ricordo. Ah, stoppato. Ha provato la bomba da due nel mentre che la signorina ci enunciava la sua seconda esperienza, Luca. Esatto. Come la vedi? Sì, ma la prima è razionale, però adesso dobbiamo essere a livello detto così, razionale, però, detto così, però. Sì, non so se hai già ansia da prestazione, ma... Intanto volevo salutare i miei amici di Electrotechnic in via Venegono 13 a Gallarate. È già partito con le marchette. Electrotechnic qui per servirvi. Allora, buonasera, come ti chiami, scusa? Bianca. Bianca, allora, non fai Bianca, non sapere come si chiama. Dove giochi? Allora, bello. Ah, accidenti. Bianca gioca nel Cassano, tu lo sapevi? Sì, mi è giunta voce. Ogni tanto quando mi capita. Ecco, appunto. Si è accidenti. Allora, cosa aveva cosa il piede in aria. Allora, intanto giallo. I presupposti per questa nuova stagione, e soprattutto come vedi la squadra del Cassano quest'anno? Ma allora, cambio di allenatore, scusami. Allora, cambio di allenatore lo vedo veramente bene, perché Sasha ci si sta dimostrando un ottimo allenatore, nonostante sia alla sua prima esperienza. Rigore parato, Ilic, numero. Però non hanno preso la respinta. Infatti. Infatti Massimo non lo vedo molto contento. Ottimo Ilic. Si sta ancora scaldando il signor Petazzi. Lui alle respinte ci tiene. Sì, infatti. Possono cambiare anche le sorti della partita. Da ex portiere te lo posso assicurare, ci tenevo molto anch'io. Comunque, stava facendo un discorso sensato e l'avete interrotta, poverino. No, può continuare. Scusa se Ili ci ha parato un rigore nel frattempo, sai com'è. Adesso palla recuperata, contropiede, Belotti per Fantinato. Una furia. Si allarga nell'angolo, Saitta prova la bomba, neutralizza, ancora nulla di fatto. Adesso contropiede dell'Epan e si immola Belotti, guadagna uno sfondamento, bravissimo. Ancora contropiede Cassano, ritmi altissimi in questi primi minuti. Attenzione all'uomo che arriva da dietro, bravo Marco. Bene, quindi 9 metri sul quartiere. Non so se avete notato la reattività dei giocatori. Belotti mi ha fatto quasi impressione, ha preso lo sfondo, era già in piedi a lanciare la palla. Esatto, e poi era lui che portava il pallone, quindi adesso addirittura Thomas Bortoli in campo fin dai primi minuti di gioco, quindi formazione del Cassano molto giovane, verranno utilizzati sempre più spesso. Il dato davvero significante è proprio questo, Luca, che sono la maggior parte quasi tutti under 18, correggimi. Molti ragazzi del vivaio, no, non mi permettere mai di anche se sbagli io non ti correggo, ma figurati. Tanto magari salutiamo anche qualcuno che si è collegato. Allora, finiamo, volevo
Era interessante quello che diceva la signorina Bianca. Ehi, bello! No, però sfondamento, non viene convalidata la rete. Stava parlando di questa nuova esperienza che il Cassano sta affrontando col cambio di allenatore. Bello intervento di Cici. 1-1. Vai Bianca. Allora, Sasha, tempi tecnici, vai, veloci in 2 minuti. Mi sta piacendo un sacco come allenatore, ci sta dando un sacco di ottimi consigli. Secondo me quest'anno sarà l'anno più duro, perché affrontiamo il campionato con una rosa veramente giovane, però secondo me anche oggi contro Brescia abbiamo dimostrato di saper di poter giocare. Sono d'accordo, Bianca, io sono tranquilla e speriamo di fare bene. Bene, noi vi auguriamo ogni bene per questa nuova stagione, che sicuramente si vedrà su questi max teleschermi. Esatto, noi ormai siamo sempre più tecnologici, tutti, eh? Abbiamo fatto un buon rodaggio con 3 settimane di memoria attacca più la Coppa Lombardia Femminile, quindi siamo pronti e carichi per una nuova stagione di pallamano. Assolutamente. Nel frattempo il numero 28 dell'EPA commesso un giorno. La bomba! Nicola prova il destro da fuori aria, una bomba impressionante da 2.5 punti. Sotto l'incrocio, rete. Quindi spettacolo. Una delle novità di quest'anno, Nicola Popovic, che ha sostituito Tomislav Bakocevic nel ruolo di terzino bomber. Riuscite solo a traslare di un... Riusciamo a traslare, io 10 però centimetri, devo... io sono un po' largo. Però devo Bianca è stretta, ma io sono largo. Devo spippolare qua. Ah sì, ma spostiamo tutto. Cosa vuol dire spippolare? Ah sì, adesso incominci sui nostri gergo tecnico. Spippolare è pigiare il tasto sulla tastiera. Okay, siccome le tastiere si chiamano Pippo in gergo, allora spippolare è Pippo. Bene. Va bene, io comunque fare il live tick quest'anno, aggiornare tutti i risultati. Ho visto, quindi... una cosa nuovissima. Già facevamo 50 cose, infatti vedi, abbiamo più computer che cristiani, perché di cristiano ce infatti dobbiamo solo. Incominciare a imparare a usare altre parti del corpo oltre le mani, perché per schiacciare tutti questi tasti. Io mi scuso bene. Se non sono potuto venire oggi pomeriggio, ma sì, infatti avevi da gozzovigliare con Tecnomec a Cassano Magnago, ma Tecnomec non aggiusta le auto, Rebabì. Ah signore, non farci caso, siamo lui messi è fatto male. Che succede? Forse... non hai vai ah fai così. Cioè, bisogna questo qua è problema. No, su. No, io so come fare. Okay, okay. Bisogna spiegare è un po' strano, non farci caso se ogni tanto dice le cose senza senso. Sì, fa parte del gioco, diciamo così. Giusto così, a Cassano siamo tutti un po' strani. Sì, naif. Ah, accidenti. Lui viene da fuori, però si è adeguato subito, perché si è stranizzato subito. Ragazzi, che cosa hanno fatto? Ragazzi, bellissima azione di Obrad, ha recuperato la palla e... ha tirato a sé un po' di giocatori, ha lasciato lo spazio per entrare a Marco, che è entrato come un fulmine. Devo dire che in questa prima fase di gioco il Cassano lo vedo veramente veramente reattivo. Molto c'è bene. C'è un messaggio in codice per Cristiano, perché Zero Antonello dice buonasera din don. Sì, lo so, ma questo è il nostro vecchio grido di infatti. Battaglia, che sarebbe poi il finale di una barzelletta che non posso raccontare. Va bene, ma diccela, non è un problema. No, non è il caso. Di Ilic c'è, ragazzi, Ilic c'è. È tornato Popovic. Battuto solo, accidenti. Allora, abbiamo visto un po' Belotti portatore di palla per la seconda fase, già un dato. No, Belotti è una scheggia impazzita, c'è una velocità che è una porta roba. Porta la palla benissimo in seconda fase. Mi ha detto che ha appena buttato giù 10 bustine di Supradin che ha comprato in farmacia a Crenna. Che si chiama la farmacia, dato che tanto stai facendo pubblicità, quindi almeno falla bene. Che roba da matti, io non so. Tanto controllate, perché lo spippolamento dobbiamo farlo su 2 fronti, quindi ogni tanto perderò i colpi. Controllatemi. Giusto. Se siamo accoppiati con il tabellone, intanto gol dell'Eppan. Bene, tutto bene. Intanto ha segnato l'Eppan, in effetti. Devo dire che però il Cassano sta andando bene. Adesso magari dobbiamo. C'ho il microfono che fa il matto. Sì, il microfono via. Sì, è sempre il solito discorso del cavo. Però riesco a trovare la posizione. Allora, ricordiamo, certo, abbiamo cambiato mix, abbiamo comprato i microfoni nuovi. Settimana prossima compreremo anche i cavi, perché stiamo andando eliminazione. L'impiegato Marco di elettrotecnica. Sì, vabbè, ho capito, ma se devi fare una marchetta, falla una ogni. Ce l'ha detto che comunque i microfoni non è che sono granché, bisogna cambiarli. Guarda, Cici! Guarda Cici cosa ha fatto, The Warrior, il Re Leone, Warrior, sì, e ciao, spipoliamo. E Dorio stoppa, ragazzi, che adrenalina, contropiede, che adrenalina, no, chiama la calma, giustamente, non c'era superiorità in attacco, quindi vuole pensarci su con più calma. Ilic sta facendo un buon lavoro, ragazzi,
non abbiamo detto ritorno di Ilicic, cioè non è mai andato via, ma rientra da un lungo infortunio. Potere volere, devo dire. Ci sembra già bello in forma, avevo notato anche a memoria, ma stasera sta confermando il top di forma. Aveva anche tanta voglia di giocare dopo 5-6 mesi difficili. Tanto parte uno schemino, anzi, la lancia. Incrocio, orco, perché gli ha pianato il braccio, se no era servito Belotti, me lo sento. E vabbè. Riparte, 9 metri già battuto, qua si scambiano posto. Sisci e Obrad, Belotti. Risale Belotti. Sisci, sale. Passi di Sisci. Passi. E attenzione. Ragazzi, che cosa sta facendo Ilicic? Toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali con le punte di vita. Fantastico. È importante. Contropiede di Simon Singer, ma Ilicic dice no, non passi. Questo è importante, ragazzi, ve lo dico. Se Ilicic c'è, è dura. Sta rivelando anche quest'anno fondamentale per la squadra. È vero, Bianca, incredibile. Del resto è così. Lui aveva voglia di giocare, buona che hanno trovato la quadra e che si è in mezzo ai pali, visto che tra l'altro insomma avevamo un po' di defezioni. Tanto quindi, permettimi di ringraziare, siamo già 35-36 utenti collegati. Bene, saluti a tutti. Condividere questo post sulle vostre pagine per incrementare ancora di più il possibile. Brava Bianca, esatto. Io ora farò una Belotti numero ma avete visto come ha fondamento, non va nulla di fatto, sempre 4-2 attenzione. Madonna, ma non sta passando niente, ragazzi. Ivan the Wall Ilicic. Ivan, se no, la registrazione, volevo dirtelo, grazie. Che forza. Grazie. È ritornato alla grande. Grazie tesoro, Achille tesoro. Non è caduto, si è rotto il tendine ma è rienato. Sì, bella partita, ragazzi, bella partita di brutto. 11 minuti e 22 secondi, 4-2 per Cassano, una bella partita. Eppano ovviamente non ci sta, per cui è lì attaccato. Tanto dunque Stefano Bassanese. Esatto, brava, esatto. Bianca, che ha notato il cambio in regia. Ma formazione molto ringiovanita e Sisci ha cambiato posizione. Sì, Sisci è andato al cestino sinistro, Belotti si è spostato un attimo alla sinistra, quindi molto turnover. Davide vuole tenere il ritmo alto, quindi vedremo cambi continui anche di posizioni in campo, proprio per mantenere il ritmo altissimo per tutti i 60 minuti. Poi è importante dire che adesso 4 giocatori di campo su 6 sono molto, molto giovani. Sì, 98 e del 2002. Gente giovane. Porca vacca. Attenzione, bravo Dorio a interrompere il lancio immediato. Del resto era l'unico che poteva farlo, è alto quanto. Ha avuto la prontezza di flessi di farlo, quindi complimenti. Ha già due errori fondamentali di Fandinato, che si è fatto scivolare la palla. Buona difesa. Non ha iniziato. Non è ancora entrato completamente in partita il nostro Marco Fandinato. Io farei un cambio, lo attendiamo. L'ho visto in forma. Nicolà, il problema di Nicolà che invece lui sicuramente tutte le gambe, quindi verrà usato in maniera centellinata dal mister. Oppi, buono, gli ha dato passi. Va bene per Bortoli. Guarda. Buon uomo. Sì. E questo non è niente? L'inesperienza. Questo qui, vabbè. L'inesperienza. Diciamo che va bene, tirare senza passare la palla. Doveva passare la palla prima, ma a quel punto da tirare lui. Buona la difesa di... Al massimo recuperavo il rigore. Buona la difesa di Marco Fantinato. Il passaggio era precedente, ma a quel punto superato l'uomo in contro doveva tirare. Buona la difesa di Marco Fantinato, intanto che ha procurato un 9 all'Eppan, deve batterlo nel posto giusto, eccolo qua, pronto, via. Sempre fermo sul 4-2, qualche minuto che non si segna, siamo già al 13° minuto. Perché l'Eppan ha alzato la difesa, cioè nel senso sta difendendo più in maniera più aggressiva rispetto a prima. Sono partiti un po' più leggeri e hanno dovuto correggere il tiro, adesso bisogna vedere dal punto di vista fisico se si regge fino in fondo così. Comunque 13 minuti all'inizio della partita, una partita molto bella, tirata, sì. Anche se il 4-2, ma tutte e due le squadre se la stanno giocando alla grande. Tentativo di girarsi ma non ce l'ha fatta, ma ancora Ivan Ilicic con la mano. Buona. Abbiamo tre interventi positivi del nostro portiere, E sempre Belotti. Guarda Sisci, bravo. Vede Dorio, è gol, si guadagna un 7 metri, credo, e un cartellino dai giallo. 7 giallo. Però il rigore mi sembra. La panchina non è granché d'accordo, voleva un po' di più e forse ci stava anche, però va bene. Però non è neanche, no, 9 metri, non è rigore, pensavo. Non è rigore, no. Non era. Anche questo non sono convinto. Rientra intanto Nicola Popovic e Obradovic.
guarda come sono messi in campo, adesso studiano la situazione, guarda quanti vuoi giocare, 5 euro che adesso fa. Ma proprio parte delle... Ma perché si deve giocare 5 euro? È gioco d'azzardo, non si può fare. Non fa niente. Ieri sera ho sentito anche il discorso di... Appena aperta una slot machine per le scommesse clandestine, se vuoi venire ci sono problemi. Ma esce Dorio ma non riesce a ricevere. Cambio tra Popovic e Obrad. Vediamo... Buona. Scarico per l'ala, Said non ha lo spazio per tirare, si ricomincia. Guarda. Ora scarico per il primo, dura, trattenuto. E la difesa sta facendo il suo. Sì. Ma sarà che non hanno messo troppa colla sulle mani, perché sta scappando troppo. No, assolutamente. Guarda, Furia Rossa. Bello. Grande Marco. L'ha infilato queste... Marco, sta entrando in partita piano piano. Questa qui, permettetemi il termine, come direbbe Basile, una situazione molto ficcante. Time out per Eppan, ricordiamo, sono 3 time out. Poi appena il ritmo si calmerà, introdurremo anche tutte le novità di questa stagione, perché cosa più importante magari è che per la vittoria vengono assegnati 2 punti non più 3. Vero. E non ci saranno più rigori in caso di pareggio, quindi in caso di pareggio un punto pareggio a testa e tutti a casa. Diciamo per la femminile questa è un'ottima notizia, visto che noi rigori puntualmente perdiamo, quindi è una polemica. Ci porterà bene, dici Bianca, allora. Sì, sicuramente. Adesso possiamo pareggiare senza timore di perdere i rigori. Ci crediamo. Comunque guarda, sentivo quello che dicevi tu prima e sono molto d'accordo, perché ho visto la squadra reattiva, tonica, ecco, mi è piaciuta, perché Leonessa, come dicevi giustamente, non è una squadra, è vero che è da poco in Serie A, però non è da poco. Poi quest'anno, sinceramente parlando dal mio punto di vista, quest'anno si sono rinforzato un sacco, quindi io avevo un po' di timore. È vero. Hanno preso un'altra straniera, perché la loro straniera si è italianizzata, e la Lor, che conosciamo, quindi hanno potuto prenderne un'altra. Sì. E di conseguenza diciamo che è stato, infatti dicevamo qua al commento, dicevamo che era un bel test, insomma, per capire davvero questa squadra quest'anno cosa potrebbe puntare. Certo, poi era la prima partita che facevamo veramente al completo. C'è anche da mettersi un po' d'accordo, trovare certi giochetti. Ci sta, intanto riprende qua la partita. Approfittiamo anche del nuovo sito federale per un aggiornamento. L'altra partita del nostro girone, Molteno e Merano sono all'intervallo con il Merano in vantaggio 16-11. Molto bene. Intanto Eppa manovra e stavolta il numero 48 vince di fisicità, abbatte 2 difensori e Ilic. E il numero, quindi, mi ha detto? Tanto di cappello! Ragazzi, che forza che ha stasera Ilic! L'ho incontrato oggi pomeriggio, gli ho detto sei pronto? Ma ha guardato con una faccia, mi ha detto sì, sono pronto, io ci ho creduto, cioè nel senso, lo vedo. Era adesso convintissimo. Sì, ma guardate, ok, non te lo chiedo più, basta che non mi vieni. Guardate, dire cosa me lo chiedi a fare. Mamma mia! Io gli ho detto ciao scarso, mi ha detto va. Quindi esatto, va bene, soprassediamo. 6-3 al 16. Intanto guardate l'azione di Stefano Bassanese a rompere le balle lì al centro. Si chiama 5-1 centravanti. Grazie che gli hai dato un nome. È una cosa di famiglia. Io la volevo descrivere a rompere le balle. Ah già, è vero, perché anche l'Alessandro oggi faceva uguale. Sì. Quindi aspettiamo l'Andrea in quel ruolo. Esatto. Adesso palo, lì. Dove non arriva Ilic, ci arriva il palo. No. Giallo, giallo, ci sta, giallo ci sta. Che numero ha? 77? Boh, è il primo, va bene, basta, allora non c'è problema. I social cosa dicono? Nulla? No, ci dicono grande Ilic, forza Cassano, Cassano a Uca, no, sono di battaglia. Bene. Siamo bene. Sempre intorno ai 30-35. Siamo attivi, io quasi quasi anch'io mi attivo la pagina. Mamma mia, che difesa, ancora ragazzi. 9 metri fischiato, anche se la palla era quasi recuperata da Mattia Dorio. Lungo attacco dell'Eppa, vediamo se gli arbitri hanno intenzione di lasciare. Sfondamento, sì. Sfondamento, quindi palla recuperata ben fatto, da Cassano. Ben fatto. Bella operazione della difesa del Cassano. Tutto pronto per rimettere la palla in gioco. Dunque, parte Cassano verso la porta dell'Eppan, dunque diciamo che il parziale è sicuramente a favore del Cassano. Eppan è fermo a 3, sono 17 minuti e 23 secondi di gioco, è buono, per il momento è buona la situazione. Adesso
vediamo come manovreranno, che cosa si inventeranno. E salutiamo Cristiano Pagion che si è collegato in diretta. Esatto, mi sono collegato per vedere cosa dice il social. Intanto salutiamo Antonio Pagliaro, salutiamo Claudio. Scarico per Belotti, intanto attento un pallone sì, basso. Il portiere c'era, il portiere, sai. Numero 21. Attenzione al 48. Attenzione, l'ho detto, l'ho anche detto. Non bisogna lasciare Antonio. No, l'ho visto che si muoveva con un po' troppa libertà. Intanto Ilice cerca di districarsi dalla porta, se ce la fa. Salutiamo Carmen, Zarantonello, salutiamo Alessandro Solarino e tutti coloro che sono collegati. Scrivete, date Pierluigi informazioni. Cattardi, ciao. Ciao Pierluigi, ciao ciao ciao. Anche Bianca ti dice ciao. Oh, siamo ciao. Senza fianco qua, che siamo fermi, ragazzi. Ciao. Quanto corrono? Non riesco a guardare, adesso guardo chi guarda la... Adesso guardo chi guarda. Chi guarda la no, allora, Bianca, intanto Nicolà al centro. Giocatrice sicuramente più social di tutti. Certo, quindi, infatti ci ho appena sponsorizzato sulle mie Instagram stories. Infatti, lei ha visto che abbiamo quasi 3500 follower, ci ha detto così, un po' più scarsi, dilettanti. Sì, intanto Obrad si è recuperato un bel tiro dai 7 metri dopo che Dorian è riuscito a recuperare la palla. Non gli è andato nulla. Nicola Popovic. Vediamo Nicola come se la cava col tiro dai 7. Finta e bomba. Mi piace il portiere e gol. Vai Nicola, vai, siamo tutti con te. Mi piace esultare dopo il gol. Sì, notato. Sì. Tra l'altro, più perde peso, più viene fuori la sua fisicità. Esatto. Che non è da poco, è incredibile. Adesso però, sta perdendo peso? Sì, quando è arrivato io me lo ricordavo un po' più rotondetto. Sì. Devo essere lunedì sincero. Va in allenamento, glielo dici in faccia con me presente. Sì, che vado lì e gli dico: ma sai che stai veramente meglio così? Se mi dà uno schiaffo, almeno lo prendo io. Poi parla anche italiano, Sì, esatto. Cioè, no, nonna italiana, insomma, lui è di. Di Rovigno. Tra poco la. Diciamo che Rovigno è a pochi chilometri dal confine. Quindi... Ah, che sfortuna! Che sfortuna, o che fortuna per Leppan in questo caso. Esatto. Palla vagante. Ah, un po' di mi piace, quindi. Un po' di risate. Ma come si fa a mandare il fiore? Gol del Cassano! Grande, grande Marco Fantinato. E guarda chi ti saluta. Ma ti intanto saluta Fantinato. Amica. Chi saluta? Ah, ciao Sabri, come stai? Sabri, ciao Bianca, proprio un saluto dedicato, saluto dedicato. Sì, noi siamo qui, giusto, di riempimento. Se mi rispondi, poi io ti rispondo. Eccolo, di nuovo ancora Ivan Ilic. Ancora Ilic. Allora, intanto si riprende il gioco Stefano con... si è collegato, che sta mangiando pizza a Torino da oggi pomeriggio. Qui, ma stai vedendo i mi piace che passano, certo. I love, ma soprattutto i fiori che non ho ancora capito sì, come no, si fa. È mio cugino che sta schiacciando. Ah, hai istruito tuo cugino? Sì. Che tristezza. Sì. Fuori c'è il temporale intanto, Sì, fuori pieno di rampi. Ecco. Quindi se salta la corrente e ci vedete sparire, sapete perché. Vabbè, ma proprio chiamarla così non mi sembra il caso. Eccolo! Sì, non era facile. Volevo ringraziare non era facile questo tiro. La campagnola, perché mi è stato recapitato la stracciatella. Io non ce la faccio più, posso? Posso dire che non ce la faccio più. Ed era buonissima, grazie, di Battipaglia. Cioè, la Jalapas veramente ci fa una pippa. Volevo dire, insomma. Ho detto questo, non dico più nulla. Va bene. Il pane casereccio nel secondo tempo. Niente, secondo domani, il panificio domani magari. Vedo gente entrare con gli ombrelli bagnati, quindi il temporale è già in atto. Sta diluviando fuori. Questo va contro il nostro stand gastronomico, che saranno felici così si guardano la partita, chiaramente. Esatto. Soprattutto il Battaglia che ho incastrato oggi, poverino, me ne renderà merito domani. Ma però sai che vedo c'è che gente sono lì. Che è seduta qua sotto e si guarda la partita. Ah, grandissimo, grandissimo, bel gol da parte del Leppan. Adesso noi ridiamo e scherziamo, ma Leppan si riporta soli due gol di differenza. Guarda Peo, anche qua siamo sotto un diluvio universale, a quanto c'è anche il Bitto. Ciao Bitto. Il mio esperto, ciao, esperto di Pion, devo fare anch'io le marchette. Cioè, allora, vabbè, ditelo. Allora, stasera facciamo le marchette, te l'abbiamo detto? A posto. Ok. Che è successo? 8 a 6, 9 minuti scarsi al termine, di conseguenza, insomma, per il momento partita giocata bene, adesso ribadisco che è sicuramente la tenuta fisica poi che farà la differenza. Si lamentano i giocatori dell'Eppan perché Cassano non sta attaccando, ma gli arbitri... Bella! Grazie, bello! Tiro dai 7. Rigore, straguadagnato. Tiro dai 7 metri. Intanto gli arbitri stanno confabulando, Secondo me stanno tenendo sotto controllo qualcosa o qualcuno. Ah, tiro Belotti? Questa è un'altra novità, cambio, quindi si ruota, si gira anche sui 7. Nel caso di gol realizzati si ruota per non dare riferimenti al portiere, una tattica anche questa. Bello!
tirato in maniera egregia. Bello, 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 bello. Comunque, bello. Volevo sottolineare che i ragazzi, ovviamente il Cassano, sono entrati carichissimi. C'è Belotti che sembra un fulmine in piena, è una cosa incredibile. Un fulmine in piena? Io notato, non l'ho mai visto. Wow, non so te, ma io. Wow. No, allora, quanti wow per ho visto un fiume in piena, ma un fulmine non mi è mai successo. Ma perché, perché c'è temporale? Ah, no, solo... La fantasia deve andare oltre. Dico. Mamma mia, questo 48, come si chiama? Numero 48, Antonio Gesù. Sì, infatti, è per quello che è venuto. Come si chiama il numero 48? Antonio Jesulic. No, perdonami, ah, certo. Gelusic. Gelusic, no? Grazie, 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 grazie. Sì, Gelusic, l'ho letto io. E comunque direi che è veramente un bombardone, bravo. Possibile che quindi sia siamo lo straniero? Delle sì, può anche essere. Gli altri sono nomi tedeschi, questo è un nome tendenzialmente slavo, quindi potrebbe essere lo straniero in forza all'Epan in questa stagione. Bene, direi che c'è. 9-7, intanto aggiorniamo il risultato. Che succede? C'è qualcosa che non ho neanche sentito io. Allora, va bene. 50 secondi per descrivere questo primo tempo. Guarda, proprio ieri sera ho avuto la fortuna di assistere a un minimo discorso fatto da Corez e da Petazzi. Dicevano proprio questo: la pallamano moderna non si gioca più in 7, ma si gioca in 14. Anzi, sì, è vero. Hanno già allargato i convocati a 16. È vero, è vero. Il ritmo altissimo. Vediamo, Corez continua a turnare giocatori. Nonostante che in campo sta giocando bene, viene sostituito. È vero, sì, è giusto, vero. Giusto. Tenere sempre la freschezza. Giusto, perché ha avuto anche la lucidità di cambiare i tiratori dei 7 metri, anche se hanno segnato. Quindi vuole i giocatori sempre freschi in campo. Vedere adesso ha ottenuto un vantaggio. Vedere questa carica stasera, di la verità, caro Cristiano, ti stimola e vorresti giocare anche tu? Anche no, sto scherzando. Grazie. Sai che ho cominciato a ascoltarti da Cristiano in poi, quindi francamente non ho capito cosa hai detto, ma non importa, ti ringrazio di avermi tirato in ballo mentre mi scaccolavo. Fantastico. Scusate, andava detto. Gran gol. Vabbè, ti ringrazio. Figurati. Allora, intanto devo leggere un po' dai social, perché Stefano intanto dice: ci vediamo domani, spero di arrivare in tempo per la finale. Poi dice: la Jalapas vi fa una bip. E poi c'è Gianni Cenzi che dice: complimenti a tutti, Luca, ti voglio sentire alle prese con i cognomi dei giocatori dell'Epan. No, ho lasciato il compito di fare lo speaker. Grande. Inizio a buon Nicolò, che sono al Totesino, è normale. Esatto, sì, sì. Si sente perfetta cadenza al Totesino. Piano piano, uno a uno li devi leggere tutti. Luca ha il microfono di colore diverso, perché lo sai che lui è un esteta. Di conseguenza ma cos'era? Un tentativo più volo, ma c'è stato un buon fallo. Cosa voleva essere? Non ho capito, però un lob intercettato. Cos'è? Allora, niente. Se vuoi ti racconti, vabbè, via. Passala, passa. No! Vabbè, in maniera porca pausa, di quella puzzola, porca di. Può ripartire? No, del coraggio per il dai. No, questo sono un mezzo centimetro di differenza. Appena avremo un attimo di calma ti racconterò il retroscena per l'acquisto di questo microfono. No, lo so già, ti ha detto che era Amarante e tu hai detto allora lo compro subito. Se mi volete scusi. Vi dico anche dove l'ha comprato. Sì, vai, con la marchetta, è un po' che non ne fai. Dove l'hai comprato? In Milano Galera. Hai visto? Sì. Mamma, ma quando è che cominceranno a pagarci però, scusa? L'obiettivo sarebbe quello, però... Ma che ne so, io non sto neanche ascoltando. Sinceramente non trovavo dove mi crollo. Attenzione, buono giro di palla. Due, sono già accoppiati. Ragazzi, Ivan... È un po' diverso l'Amaranto, è un po' un Amaranto sbiadito. Non ho potuto dirlo, quando mi ha detto è Amaranto, ho detto compato. Amaranto e rosso nero. Samuele Taglioretti dice: vogliamo il commento della mamma? In che senso? Zarantonello senza palleggio, che non si riferisce al palleggio della palla, ma al palleggio al dindon di prima. Esattamente. Vabbè. Va bene, dateci maggiori informazioni perché spesso non capiamo. Almeno io. Aia, due minuti. Sì. Due minuti. Era un po' in ritardo. Due minuti, vabbè, sembrava veramente intenzionale. Si è reso conto di essere arrivato in ritardo. Questo non ci voleva, questi però. Questi due minuti sono un po' stronzi perché non lo fa. Allora, Bianca, i bip ancora non l'abbiamo messo. Sono due minuti ronzi, volevi dire. Siamo in diretta, Bianca, non riusciamo a mettere un po' bip. Allora, sei stata punita e da domani tornerai a scuola. Okay, al Muitila. Che in, ma dove si siede? Ma va, stiamo in piedi dopo, secondo tempo. Attenzione, guarda la mandola, scava a terra come un caterpillar. Buona la difesa di Obra, intatto, molto molto aggressiva. Importante tenere in questi ultimi 5 minuti del primo tempo. Bisogna andare. Che succede?
due minuti opera. Mi sembra di sentire Barbosu gridare, ho avuto questa impressione. Addirittura un altro, addirittura adesso facciamo adesso. Un minuto e mezzo in quattro. Non ho visto che cosa è successo. Voi ha spinto. Ha fatto segno che ha spinto via il pivot in maniera energica, quindi sanzione. Questo non ci voleva perché 5 minuti, 3 gol, meno 2 persone, insomma, vabbè. Bisogna stringere i denti e cercare di quantomeno limitare i danni. Un minuto e mezzo di passione. Sfondo! Belotti! Bravo, bravo, bravo! Bellissimo. Genialità di Belotti. Rugbistico. Si è immolato perché il terzino genialità, era 20 non abbiamo fretta, ovviamente. 20 kg più di lui, ma lui come va il ticker, Luca? Tutto a posto? Immobile, ha guadagnato lo sfondamento con la doppia inferiorità numerica. Ma questo vale un gol per Matteo Belotti. Ma non è finita qui. Ora guardate, farà un gioco di gambe eccezionale alla Messi, dribbling secco, punta da tre, rete. L'ho già previsto. Segnalo. Io non so se tu ti sei reso conto che hai sbagliato sport oggi, eh? Hai sbagliato file. Guarda, voleva dare la palla non è arrivato, quindi a Nicola. Piede dell'Eppan. Passaggio per l'Ara, qui però ragazzi, male. Guardate cosa sta facendo il Cassano, incredibile. Belotti sta incredibile. Giocando, Belotti sta giocando per sì. Sì! Sì! Mamma mia! Non riesce a bloccarla, ma grande difesa del Cassano, due in meno. Mamma mia, con cosa stiamo vedendo, ragazzi? Cosa stiamo vedendo? Veramente grande cuore, grande cuore. Attenzione! Ancora parata! E palla recuperata da Fantinato! Fallo e del Cassano. Bene. Fa 10 secondi, rientra Sisci. Incredibile, in quattro non sono riusciti a segnare, cavolina, grande, ragazzi. Grande cuore dei ragazzi. Magico Ivane, tutti che fanno i complimenti a Ilic, ovviamente. Corretto, non ragazzi. Poteva essere ritorno migliore della, praticamente sotto di due uomini non sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica. Questo perché Cassano ci ha messo, come dice Bianca, sono d'accordo, un cuore esagerato, ma devo dire che il fisico li sta seguendo, però. Certo, sicuramente. Bene. Guardalo! Guardalo, eh! Attenzione, deve tirare. Oh, che passaggio a pivot! 7 metri! Bello, Stefano, bravo! Ultimi due minuti eccezionali di questa partita, davvero emozionanti. Sotto di due, sotto di due. Giallo intanto per. Eccezionale. E chi sta in tre? Che cos'è sto portiere? Quanto è alto? 3 metri. Hanno il portiere alto 3 metri, cavolo. Cambia il portiere, entra il suo collega, il numero 12 Samuele Bortolo. Va bene. Intanto entra un altro portiere che butta via la palla. 2 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Cassano 3 gol di vantaggio. E ancora no, adesso vediamo. Ha caduta la penalità, quindi tutti gli uomini tira ancora Belotti però, Attenzione. Confermata 7 metri. Gli fa il lob. Incredibile. Tiro, ma il risultato non cambia. 11-7. Incredibile. Complimenti, bravo Belotti, ha fatto 2 tiri dei 7 metri veramente notevoli, c'è da dire. Una partita bella da vedere. Entrambe bella, con 2 B davanti, bella. Mi è venuto. Va bene, intanto Eppan manovra in attacco. Saetta all'esterno e poi li vedremo anche in campo. Tanto la difesa non risparmia colpi e vabbè. 9 metri. E vabbè. Ma come partito volesse dare ancora una sanzione, ma solo 9 Zara metri. Antonella ha fatto un commento, ma non posso leggerlo. Va bene, Zara. Ok, grazie. Maledetto. Dici e scrivi cose che poi non si possono dire. Ma perché? Era uno scontro. Una manata negli occhi. Va bene, ho capito, ma aveva già le mani avanti, non è che l'ha spinto. Se lo rivediamo bene, rimetti la review per favore. La review non ce l'abbiamo. Però attenzione perché per Ilic c'è già la seconda esclusione temporanea, quindi è a rischio carta di rosso. Ilic, diciamo, non per un fallo. Sì, esatto, così. Però purtroppo. Sassisci, no Ilic. Sì, scusa, Ivan. Perché è partito con Ivan, gli è venuto Ilic. Attenzione, dai e vai. 9 metri semplice. C'è qualcosa che non va. C'è il 48, accusa un dolore alla caviglia forse. Attenzione, infatti viene fermato il tempo. E però ha fatto tutto da solo, in un movimento, in uno scorrimento laterale evidentemente deve aver messo giù male il piede. Sì, ma vabbè, non mi sembra grave. Probabilmente esce solo a prendersi un attimo di... È uscito da solo, comunque non... Si faceva così, eh. Oh, rientrano
Il giocatore delle Pan. Adesso non so se hai fatto in tempo a scattare il discorso dei tre attacchi fuori per intervento medico. Non no, ho no, non l'ho detto. Buona la copertura sul pivot, 7 metri però. Beh, sì. Adesso, giusto, era in aria. Aveva diciamo in aria. Che la difesa in effetti è stata energica. Ma allora, grande Belotti da Eros e Angi. Ah, ecco, quindi Angi è la mamma. Ah, ecco perché diceva la mamma. Adesso comincio a capire un po' di cose. Esatto. Ho capito, l'ho detto. E non è che è inutile che mi ridici una cosa. Faccio Ilic, faccio Ilic. Orca miseria. Accorcia a distanza l'Epan. Quando siamo 30 secondi, dai, 30 secondi del primo tempo. Adesso speriamo che Cassano riesca a gestire questi 30 secondi e portarsi sì, in vantaggio ai 4. Del tempo. Cosa c'è? Allora, 29 c'è. Secondi esatti alla fine. E via, si riparte, okay, a giocare. Si riparte. Vi ricordo che se a casa vi manca una lampadina, c'è lo studio Banfi, progettazione. Mi manca la lampadina, lo studio Banfi devo chiamare. Sì. Ma a volte, per secondo me, va di salta di palo in frasca, posso dirlo? Cioè, secondo me dovresti prepararti, anche perché lui legge a caso i tabelloni, no? E dice delle robe così come gli vengono, male. Di Marco, ma cosa si è inventato? Ma cosa si è inventato? Stoppone di Marco, ragazzi, cosa abbiamo visto? Bella, bella, sì, sì. Palla a mano, guarda. Io non ne capisco, però devo essere proprio questo sincero. Si era capito che non so perché, ma a un certo punto tempo. Anch'io avevo capito che non la sapeva niente di pallamano. Veramente, veramente un bel primo tempo. Allora Angi Bacci che dice sì, la mamma da Bologna, vai, ci congediamo qualche minuto, il tempo di parliamo con Bianca, come vuoi. Ah, non lo so, io abbiamo fatto una mezza domandina, io no, ho mangiato la salamella ancora. No, scherzo, basta che abbiamo fatto una domandina, poi questo ha cominciato a ah è vero, tra l'altro stava spiegando, l'abbiamo interrotta, è vero. No, alla fine avevo chiuso molto brevemente sulla partita del Brescia di oggi. Un po' invece, come abbiamo detto, la squadra molto ringiovanita, praticamente sei quasi una veterana, a volte sei quasi la più non un po' più la più vecchia in campo, ma ci manca. Allora diciamo la più vecchia, e non si usa poi con una donna, non si può usare. Diciamo quella con più esperienza. Diciamo, come ti senti questo inedito ruolo, quasi da fare da chioccio a tante ragazzine? Siete tu, Laura? Scusa, quanti anni hai? Non so, io ne ho 20. Figurati! Ho della MILF comunque. Io 20 anni, ti rendi conto che a 20 anni è quella con più esperienza che fate? No, diciamo che non mi vedo così. Magari in partita cerco un attimino di portare avanti la squadra quando siamo in momenti di difficoltà, però mi piace vederci tutte sullo stesso piano, soprattutto in allenamento. Magari mi concedo di dare un attimino di consigli alle ragazzine giovani, che quest'anno sono veramente tante. E abbiamo è arrivata anche Rebecca Romaldi, sì, che personalmente mi piace un sacco e si è integrata benissimo nella squadra. Abbiamo tessuto le lode abbondantemente nella settimana scorsa, perché veramente si è inserita benissimo, sì, a sì, tutti sì. I livelli. Poi sicuramente avrà bisogno del suo tempo, io la vedo molto bene come terzino e avrà bisogno di tempo, però siamo qua per questo, per allenarci. Bene, bene, devo dire che come in tutti gli interventi che ti ho sentito fare, perché io l'ho vista in televisione piuttosto che, sempre molto misurata, sempre molto brava, sei molto televisiva, ecco, insomma. Quando ti dico questo aneddoto, quando mia mamma mi sente in televisione, mi chiama, mi dice: ma eri veramente tu? Perché secondo lei io non so parlare, non so fare queste cose. No, ma perché, diciamo che non garantisco è che abbiamo sbagliato, che... Ma perché a casa siamo tutti delle altre persone, insomma. Brava Bianca, dice Tiziana Piccoli, quindi hai già qualcuno che perfetto. Addirittura vedi che... Ma vi dirò di più, l'altro giorno, quasi per caso, sono finita anche in radio. Addirittura. Te lo giuro, ma perché sai quando ti fanno le domande in radio, dicendo sì, manda sì, un messaggio sì. Al numero? Certo. Io ero in palestra, non sapevo cosa fare e hanno chiesto, se avete un'invenzione mandatela al numero. E tu l'hai fatto. E io ero lì in palestra, non sapevo cosa fare. Anche perché in palestra cosa vai a fare, un cazzo, quindi... No. Ma sto scherzando, dai. Da un intervento abbiamo capito. Gli abbiamo dato la parola e è finita la partita. Ti ma no, sono ma lasciala finire, no. Scusa. Sono un po' prolissa, è vero. Morale della favola, mi hanno chiamata. Mi hanno chiamata per parlare della mia invenzione. E quindi poi sei finita in radio. Il radio DJ, con Castellan. Va bene, e quindi evidentemente il tuo destino, pensaci, Bianca, niente è casuale. Io l'ho detto in tempo non sospetto, guarda, posso girartelo. Si deve tirare il dosso, perché se no si fa un complimento da solo, sì, ovviamente non può finire la serata. Eravamo a fare una finale 14, sì. Lei era anche sotto, sì. Aveva 12, massimo 13 anni, sì. Io dissi a Massimo Petazzi, duro, sì. Se un giorno vinceremo uno scudetto, signores,
Bianca Del Basso sarà una delle protagoniste di quello scudetto. Lo dissi mi sono venuti i peli d'oca. Era una i peli d'oca. L'ha detto mentre mangiava la salamella dallo zucchero. Esattamente. Ispirato da una birra della salamella. Vabbè. Questa stronzata. Grande Luca. Vabbè. Comunque devo dire che invece Bianca ti sentono, e poi tra l'altro tu parli inglese, ho sentito che con le straniere, sì, poi so perché quando avevamo fatto la trasferta era tra le poche che parlava inglese, si destreggiava tranquillamente quando qualcosa non gli piaceva, non la voleva, gli spiegava tutte, quindi ragazzi, cioè nel senso, stiamo parlando di Cotanta, quindi va bene, è lei, garantiamo che è lei. Sì, poi ho sempre avuto una passione per l'inglese, poi ho fatto nel 2014 tre mesi in America. Ah, vabbè, quindi. Diciamo che l'ho. How do you think about Cristiano Bragione? No, è meglio che dice no comment. No, io volevo savoir. Nosotros. Devo dire che mi piace molto destreggiarmi nell'italiano inglese, l'inglese con l'accento italiano, adoro parlarlo. Ah sì? It's beautiful. Allora it's beautiful anche for me. Beautiful. Anche for me, tra l'altro, con l'italiano in mezzo ancora meglio. Nel frattempo fuori lampa di brutto. Sì, abbiamo lampi e dei tuoni gentilmente offerti dal nostro signore. Dal signore stesso che sta guardando la partita. Perché come giusto che ogni sabato qui piove. Sì. Giusto così. Esatto, diciamo che siamo il catino d'Italia, ogni anche tanto. Sì, bisogna confermare, anche sotto temporale, la tribuna superiore del palazzetto ci sono sempre quei 37. Quei 30 gradi, è vero. Adesso però hanno aperto un po' le porte, senti che arietta. Poi ci prendiamo una broncopolmo. Vabbè, niente, Bianca, cosa dobbiamo dire? Quando è la prima di campionato? Il 7, perché noi siamo... Il 7 di ottobre? Sì, perché siamo impegnati con la nazionale. Ah, ecco. Partiamo domani. Domattina, 8 e mezza al treno e si va a Roma. Babba via. Mamma ricordiamo mia. Che poi la nazionale giocherà qua a breve di ottobre, sì. Mentre i giorni prima Polonia, il 27, Polonia, esatto, no. Il 27 dovrebbe andare in Turchia giovedì, mi sembra, a fare delle partite amichevoli, poi le convocate andranno in Polonia e a Brescia. A Brescia contro Bene, ma mi sa che Massimo vuole gli aggiornamenti sulle partite, preparati. Li possiamo affidare al microfono, se ha aprato il microfono li diamo fuori. Quest'anno ha perso, sì. Quest'anno ha vinto doppio. Va bene. Lui intanto si aggiorna in tempo reale in modo tale da dire, insomma, alla fine della prima giornata ha già tutta la classifica in testa, il buon Petà. Diciamo che il nuovo sito federale ci piace molto questa. Sì, complimenti. Approfittiamone per dire bel lavoro. Fantastico. Si vede il cambio di marcia, siamo felici, poi noi che siamo particolarmente social tecnologici, vedere tutte queste robe qua ci piace. Quando ci hanno mandato il ticker, penso che la maggior parte delle società abbiano magari reagito dicendo minchia, un'altra cosa. Noi eravamo già lì con la bava alla bocca che provavamo. Bellissimo. Detto, finalmente lo fanno anche loro. Certo. Okay. Va bene. Tanto qua leggiamo che Salerno è stato ha perso 27-18. Tu pensavamo prima il nostro amico Trespidi. Eravamo aggiornati via ticker. Perché non andavo, visto anche non andava la diretta, però lui era su Twitter del Tigione, ci aggiornava in tempo reale. E domani hanno il ritorno. E domani giocheranno subito la partita di ritorno. Va bene, intanto qualcuno dice qua Tiziano De Toni, Ila e Burraco. Mi sa che parla della Ila, che se voi state su Instagram la mette un sacco di storie dove gioca Burraco. Sì, ma se ci sono dei riferimenti interni così dovete dare il contesto. Meno male che c'è Bianca, sennò è diventata una grande giocatrice di Burraco a Salerno. Bene. Oltre che di pallamano. È però giusto. Quello lo era già. Vabbè, quello lo era già e sta migliorando e migliorerà ancora. E il Burraco magari non lo sapeva, adesso lo sa. Bene, qui tutto pronto intanto per incominciare questa gara di legnate. Intanto il tavolo guarda gli arbitri, alza la mano, non si capisce bene. Cos'è sto macello qua? Sento rumore. Hai sete? Sì, vado un attimo a prendere da bere. Va bene, tranquilla, metti giù. Sì. Va bene, allora dicevamo qui tutto pronto, nel frattempo zia Monica, che non abbiamo ancora ricordato, alla console, qui sì che dobbiamo fare veramente la marchetta. Ragazzi, se avete bisogno di intrattenimento per feste, per matrimoni, per compleanni, per feste vere, insomma roba che funziona, allora è il caso che chiamate la zia Monica di Vulcan. C'ha un bellissimo sito, vero? Che si chiama? E allora c'è una bellissima pagina Facebook che si chiama Monica, ok? E quindi potete andare a trovarla, la contattate da lì, perché è veramente strafi, ok? È molto brava, e di conseguenza
Esatto, fortuna che ci dà un supporto semplicemente perché gli siamo simpatici. Adesso che l'ha scoperto va via subito. Va bene, va bene. Intanto parlottano i giocatori del Cassano. Ops, se n'è accorta. No, no. No, in settimana ci vediamo. Non mi è venuto il fischio. Eccolo. Va bene. Stavolta. Ma poi hai serata dopo? No, oggi no. Sì, no, no, no. Sì, esatto. È iniziata la partita. Bene. Intanto siamo tornati qua, secondo tempo, ricordiamo. Intanto Ivan sta terminando i suoi due minuti fuori dal campo, però deve fare, ricordato, massima attenzione perché ha già due sanzioni. Sì. Adesso deve riuscire a difendere senza beccare nulla, perché con le due sanzioni diventa pericoloso e esce un uomo fondamentale. Va bene, intanto manovrano, entra la Mendola. Nicolà! Nicolà, ragazzi, che bello! Ha caricato il braccio come se fosse una catapulta e ha tirato dentro una setola che ha fatto paura, ben piazzata, bassa, e quindi diventano 5 le reti di scarto su Epan. 8 Epan e sfondo grande, preso bene da, preso bene da Gabriele Saitta. Ah sì, scusa, era... no, Marco, ho visto Marco a terra. Intanto la Lucia sta guardando la partita, lei è qui, ma nel frattempo si guarda la partita. Ciao Lucia. Perché guardare la partita in diretta non sente il nostro commento. Esatto. C'è gente che guarda la partita solo per sentire le nostre voci. E quello lì è tutto, secondo me sarebbe da far visitare, comunque vabbè. Anche Fabio Visentin si è ricollegato, forza, forza, forza. Ma Nicolò? Andato a casa? Ha fatto la presentazione, ha fatto tre marchette, no, e è andato a casa. Ascolta, anche perfetto. Lui non ha fatto in memoria, quindi ha saltato la preparazione, non ha i 60 minuti. Certo. Intanto Cassano gira rapidissimamente la palla. Buona, buona l'azione. Era da schiacciare quella palla lì, era da schiacciare quella palla. Sì, ciao. Scusate, no, forse due minuti mi sembra eccessivo. Prossa. Però va bene. Ma qual è il mio? Noi accettiamo tutto, si gioca, si mi gioca. Bassissimo. E un'altra frazione di gioco in inferiorità. Abbiamo fatto un sacco di frazioni di gioco in inferiorità. Va bene. Ciao Lucia, dice Tiziano De Toni. Ti saluta Luciano De Toni. Va bene. Ti ha risposto anche Lucia, ti ha risposto. Adesso non so se, se basta bere qui, in che senso? Come basta? Ah, basta bere Cri, era rivolta a me. Anche per Oba si tratta della seconda esclusione di due minuti. Ocio. Va anche, bene, anche intanto è la seconda esclusione di due minuti, quindi questa è grave, questa attenzione. È grave. Guardalo lì che la prova, palo secco. Pontissimo. Mamma mia. Un palo secco. Ma hai visto che potenza? Mamma mia, ragazzi. Mamma mia che roba, ragazzi. Velocità misurabile 257 km/h. Infatti non ho capito la velocità. Va bene, intanto riprende il giro di palla. Di nuovo Belotti al centro, in regia. Fammi salutare due nostri ex giocatori che si sono gol, ha tirato una bomba esagerata, però c'erano due minuti tutta la vita perché c'era un laccio californiano preciso. Bene, ecco che allora, è tornato Bianca. Dicendo, si sono scollegati due nostri ex giocatori che si sono sposati sabato scorso, che sono in viaggio di nozze alle Maldive, ma ci ascoltano. Ciao Aurora, ciao. Ah, adesso. L'Aurora dalle Maldive, accidenti, fino alle Maldive stiamo arrivando, incredibile. Allora abbiamo una marchetta per le Maldive, Nicolò? Sì, volevo salutare tutti i miei amici del Gorongoro, Franco Rosso. Grazie. Ah, quindi ce l'avevi bella presente. Sì. Bravo, diluvia. Come piove, sì. Intanto segna l'Eppan, quindi di nuovo 4 le reti di scarto. Ovviamente siamo in un in meno, quindi dobbiamo ancora manovrare. Adesso mancano 14 secondi e torniamo ad essere al completo. Intanto sapientemente Kolec ha lasciato per il momento al riposo Ivan Ilic, sta per rientrare invece Obradovic. Ovviamente da dosare tutte entrambe, perché come diceva ancora che stoppone, ma recupera palla Saita, bravo. Bravo, questa andava recuperata perché va assolutamente giocata e va assolutamente fatto gol qua, Vediamo. Sì. Buona palla,
parte del numero 12. Era che era tutto così perfetto. Bellissima, bellissima. Samuele Bortolotti. Che giocata, ragazzi, parata. Che forza. Bello, 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 bello. È stato un intervento. Avete visto Saita? Avete visto Saita come ha difeso sul 48? Esatto. Madonna. Ci sarà tipo un 30% o forse 40% di peso in più per il numero 48. Allora, Samuele ci fa i complimenti per i commenti tecnici. Sì, devo capire se è ironico. Va bene, sì. Attenzione, no, 9 metri. Ah, solo 9, l'ho visto con i piedi in aria, avevo visto quasi timore. Avvicinarsi con avevo quasi timore, infatti, va bene. Dai, no, difesa... Intanto... Chi? No, ma non ci sono pacchi in arrivo. No, è arrivato il pacco grosso. Ah, ostia, è arrivato il pacco grosso. Ciumbia. Allora quasi quasi lo ritiro. Questo non lo mando indietro. Gol intanto dell'Eppan, quindi da meno 4 a meno 3. Dunque c'è un ritorno di fiamma, diciamo, dell'Eppan. In questo momento in effetti non sta riuscendo a combinare. Sì, immagino, grazie. Saluto l'amico Maurizio di gpparking.it. Se vieni da noi, il trattamento sarà VIP service. Ciao Maurizio, grande. Scusa, com'è il trattamento VIP service? Come striscia, Bragion. Cosa c'entra? Come striscia. Attenzione, intanto Cassano. Deve ricominciare. Ecco, ecco, ecco. Rigore questa volta. Finalmente. Due minuti hai visto? Era impossibile tenere. Sì, ci ha dato un'energia che è impressionante. Con la metà di quell'energia lì ci alimentiamo mezza città. Fantastico. Ha ruzzato e soprattutto ha fatto l'unplane. Gol e due minuti. Si è girato, ha buttato la palla in rete, si è trascinato il difensore dietro. Quindi l'unplane. Unplane anche per Ivacisci. C'è qualcosa che non va? È acceso? Prova. Ti sentiamo, ti sentiamo. Okay. Tu ci senti. Ah no, ok, non avevo acceso le cuffie. Ah, vabbè. No. Vabbè, ma sei super perdonata. Palla persa dell'Eppan, si recuperata da Ivan. Attenzione! Guerriero Ivan. Ah, poi non riesce a tenere. Ma Castagna con me. Porca vacca, che palle quando facciamo così. Diciamo, scusate, sembrava l'inglesismo. Sembrava più un'azione di rugby piuttosto che di pallavano, perché tutti tutti sulla palla. Infatti sembrava proprio la classica mucchiata alla rugby. Infatti, adesso fatto segno che c'è da entrare, c'è, guardate, Galazzi ha tolto lo scopettone dalla mano di Petazzi, è andato lui. Esatto. Questo è un gran segno, bravo, bravo. Sì, perché è giovane comunque, corre ed è bravo. Bravo Denis, perché è il numero 20, ma... quindi dovrebbe essere Denis. Va bene. What a feeling, abbiamo anche flash sottofondo. Tanto per gradire. Comunque volevo sottolineare la grandezza di Mr. Colez, eccezionale anche stasera fino adesso. Poi chissà, magari 75 adesso, la grandezza. Grandissimo a prescindere. Riprende il gioco intanto. Difesa del Cassano decisamente aggressiva e molto mobile. Vedete come si mette di... Thomas! Piede nostro. Poi Cassano, opa di solo. Lo vede. Non so se avete visto la lucidità di un giovane giocatore, ma giovane Thomas Bortoli. Questa è tanta intelligenza da quello che fino a 2 mesi fa era l'allenatore dell'Under. Esatto, e questo qua è una notazione veramente da brividi. Bello, bravo feeling, Luca, bravo tra giocatore e allenatore. Bello. Bianca, cosa ti serve? Una corrente? Ti serve la corrente? Là, di là trovi una corrente, ma lo devi mollare là il telefono. Devo però essere attiva anche sui social. Però vediamo se ci arriva. Sì, ci arriva, dai. Tu chiedi, vedi, tacchete. Allora guarda, mettiti di qua visto che devi controllare. Fate change. Ce la fa. Intanto va veramente sottolineata l'impegno dei ragazzi. Fuori, tutti qui, per terra. Cassano. Era un giro tondo questo. Cerca di allungare, il contropiede questa volta. Ragazzi, che roba. Che bravo sto ragazzo. Avete visto Belotti che cosa ha fatto? Gli ha dato una palla d'effetto eccezionale, messa proprio sulla mano di Bortoli e poi scatenato la bomba. Aveva già segnato la finale di stagione dell'anno scorso, ma questo è il primo gol per Thomas Bortoli in questa stagione, quindi ci piace sottolineare anche questo. Ricordiamo Thomas Bortoli, classe 2002, vi rendete conto? No, io non 2002. Ci sto credendo. Vi rendete conto? E comunque giocare in A1 a 15 anni dai. Un bel gol anche per giocare bene. Ah no, certo.
giocare bene ed essere protagonisti, esatto, è un'altra cosa, certo, allora, certo, hai ragione. Va ripetuta la rimessa, troppo veloci i giocatori. Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Tranquillità. Colez invita un attimo di tranquillità, ma è chiaro che avendo l'adrenalina in corpo non è facilissimo. Quindi ci rendiamo conto, adesso sono 8 minuti del secondo tempo, sono 5 le reti di scarto. Questo commento deve, perché ci scrive Tiziana, sì, Piccoli, bravo figlio. Proprio. Eh sì, bravo figlio, giustamente, sei della mamma. Traspare amore da questo commento in maniera sconfinata. Sì, confermiamo, confermiamo. Solitamente uno salutato quando va in carcere, tipo mamma vita mia, bravo figlio, queste cose qua. Sì. Per come rovinare della poesia. Beh, insomma, fondo del pivot. Avrei da dire, però, no, fallo del pivot, non di, no, del tiratore. Però, no, del però gli ha dato sfondo, gli ha dato sfondo a Fantinato. Vabbè, vabbè. Va bene, comunque, va bene. Nulla di fatto, torna in attacco l'Eppa. 5 gol. Sentivo, ho voluto con i denti. Sentivo pressione dietro di me. Mi sono accorto che c'era Cengi. Beh. Io mi sono messo a sedere intanto. Non so perché, ma secondo me hai fatto bene. Ho giocato 2 partite oggi. Vabbè. Ma tu sei giovane, poi allenata, anni, che dici? Tiziano De Toni dice: beh, difesa leggera, e va bene, giustamente. Intanto riprende il gioco con Eppan in attacco. Attenzione, capitolizio, bello. Ilic, c'è, ha rovinato tutto. Paolo numero 6. Eh sì, era molto bello. Una finta ne ha fatti fuori 3, ma la risposta di Ilicic è stata straordinaria. Area, non buono, non buono. Area, invasione, non è rete. Ilicic stasera da 10 in partita. Non ho capito bene chi è. Ilic. Hai detto Ilicic. No, tu l'hai detto. Tu hai detto Ilicic. Allora, se non conosci i giocatori, non vale. Sempre 17-12. Ragazzi, sapete che c'è il palazzetto molto, molto comune. Sia sotto che anche sopra. Ma hanno pagato? Sì, a me. Ah, ce lo dividiamo. Con un saluto. Con le salamelle. Con tanta salute. Chiediamo, facciamo un favore a Cinci. Ci fai qualche foto del pubblico sia sopra che sotto? Ci fai questa cortesia? Attenzione a Ivan. Mettiamo sulle pagine. Sì. Si lamenta l'allenatore dell'Eppan per questa decisione arbitrale. Non è affatto d'accordo. Va bene, intanto riprende il gioco Obrad. Guardate che bello. No, no. Ah! Che ala, che bel palleggio! Che bel palleggio! Prima di arrivare a rete, uno scambio eccezionale. Che ala, ragazzi, mia. Una sicurezza. Grande Ivan, grande Tommy, cara mia Tiziana. Una sicurezza. Non finiremo mai di ringraziarti per averci donato Tommy. È vero. Vabbè, qui l'hanno lasciato andare. Qui sì, difesa leggera, decisamente leggera. Sono già. No, dai, però. Veloce, troppo veloce. Deve aspettare il fischio. È inutile partire senza il fischio, tanto devi tornare indietro. Eccezionale il nostro dirigente Massimo Petazzi, che si è alzato con molta calma, dicendo. La regola numero uno delle telecroniche del Cassano è che non puoi mai mettere la parola Pettazzi, la parola calma nella stessa frase. Esattamente. Non ci crede nessuno. Va bene, va bene. Come direbbe mio nipote, una metafora. Una metafora? Sì, sì. Allora, intanto parte lo schema, è uscito Dorio a prendere la palla. No, che palla persa, palle. Attenzione, parte in contropiede. Tra l'altro, 6 chi lo ferma più. Bravo. Sempre con il suo cambio di direzione. Scusa, mi dici. Dici il nome del 6, per velocissimo. Favore. Allora, Jan Niklas Oberrauch. Due buone azioni, una dietro l'altra. Si è svegliato nel secondo tempo perché nel primo non ha. È vero, Bianca, però in effetti nel secondo sta. Sempre 4 reti non da difendere per il Cassano e se possibile incrementare. Volevo provare a fare la telecronaca in tedesco, poi mi sono c'ho rinunciato. Nine. Beh, nine. Ma noi vogliamo darti l'opportunità di farlo, dai. Ich bin du bist. Sì. Gross player, ha visto? Fai veramente schifo col tedesco. Va bene, intanto bella. Mamma. Tutto perfetto. È salito in area come se stesse facendo canestro Michael Jordan. Mi sono voluto proprio sbilanciare stasera. Tutto perfetto, devo dire. Elevazione incredibile. Azione ben congeniata e la conclusione di Belotti è stata assolutamente in linea con l'azione. Come direbbe il mio grandissimo amico Piccinini, eccezionale.
Sì, tuo grandissimo amico eccezionale. Intanto sicuramente tu gli hai scritto, ma lui non ti ha, mi ha manco preso in considerazione. No, anzi, mi saluta con tanta voglia di. Sì, no, anzi, mi ha scritto una sola lettera, smettila, ti ha detto, basta. No, no, anzi, mi ha invitato a casa sua a mangiare. Mi ha invitato a smettere. Io gli ho detto che sono vegano, ci posso andare. L'ultimo risultato che ci mancava: il Merano ha battuto il Molteno in casa a Molteno 32-25. Benissimo. Quindi, cioè, benissimo. I risultati per il girone A sono conclusi, a parte la nostra, ovviamente. Molteno, bellissima città, sì, di mare, vero? Mare. Fritto misto di Molteno. Non sai nemmeno dove sta Molteno, guarda, sei una cosa scandalosa. Buona intanto l'azione di Obrad, si è preso un fallo, dunque palla in mano al Cassano, più 5. Perché non c'è più nulla, noi vediamo. Intanto vediamo che in panchina si sta scaldando Calabria. Tiziano, noi vediamo bene, quindi non so, probabilmente il tuo telefono che è una zona dove non c'è riflessione. Noi continuiamo a vedere, noi abbiamo del computer con la diretta che gira per vedere quello che sta succedendo di voi e sta girando tranquillamente. Si deve asciugare. È arrivata la foto di Cenci. Direi che... palazzetto come non lo vedevamo da un bel po' di tempo, quindi ci fa piacere. Sì, c'è tanta gente, veramente bello. Io temevo che fossero troppi gli ascoltatori nostri, per cui secondo me da casa non venissero qua, invece no, secondo me merito anche dell'intrattenimento della zia Monica. Sì, perché la gente viene e sa che si divertirà. In più c'è la salamella, più di così. Esatto. No, ma si vede. Sì, posso confermare i miei 40 spettatori che si vede. Allora, signora, sì, se lei ha un abbonamento che non vale niente, vado a prenderla domani mattina. Un negozio di telefonia dove andare. Scusi, ma se lei si trova nei pressi di Varese, può andare dal mio amico Guglino a cambiare. Scusa, l'ho fatta la volta fino a 15 euro. Nicolò, scusami. Guarda Battaglia di fianco all'ingresso, sembra veramente un posteggiatore. No, a me sembra la, come si chiama, l'amico di Braccio di Ferro, quello che vendeva gli hamburger. Popei. Ah, Poldo. Grande Poldo. Va bene, intanto 20-14, di nuovo 6 le reti di scarto, dunque Cassano per il momento tiene su Eppan. Scarico per il Pio. Ah, bella l'azione di Marco Fattinato. Sì, bella. No, permettimi di segnalare una grossa maturazione tattica rispetto al finale di scorsa stagione di Mattia Dori. Attenzione, di Obrad. Scarico per Tommy. Ma ragazzi, con quale tranquillità. Stasera i ragazzi veramente si stanno dimostrando di fare accademia. Grandissimo Obrad, peraltro, che è andato sapendo che lo avrebbe seguito tranquillamente il buon Bortoli, e infatti si è tirato addosso gli uomini e ha lasciato libero Bortoli, che con la sua sicurezza assoluta ha assicurato il gol al Cassano. Più 7, un quarto d'ora fine, massimo vantaggio Cassano su Eppan. Cosa Bianca? 3 su 3 ha fatto. Sì, 3 su 3, brava, 100% attualmente. Oh, che recupero, peccato. Sì, è fischiato il fallo di Nicolà, ma Belotti aveva fatto il suo a dovere. Domani vado dal Coghi a trovare la nuova mocca. Ormai credo che fra un poco Tiziana si metterà a piangere in diretta, perché io adesso do una microfonata in testa a Nicolò se non la smetto. Ma scusa, tu sei adesso, voglio dire, sei padrone del mix, tira giusta. Sì, infatti gli tiro giù il microfono. Allora, perché quello di Nicolò è il cavo numero 2. Ma scusate, ma perché dovete rovinare questo momento catartico, questo momento d'oro, idilliaco, nel senso che ci procura dell'argento. Gloria 77. Va bene, intanto nulla di fatto per Eppan in questo attacco, dunque nuovamente Cassano pronto per riattivare gli schemi d'attacco, dunque vedere se si potrà portare a casa. Mi sbaglio, prima tu hai detto che a casa hai avuto problemi di pavimento e si sono rotte le piastrelle, è vero? Devi dire di sì. Andare da pavimenti nobili. Perché? Ma cosa credete? Sì, sì, a Gallarate, bravissimo. Io non vivo a Cassano, No, non fa niente, anzi c'è uno sconto, tra le altre cose, per essere affidato. No, pensavo dicesse Gallarate, sì, allora non va bene. E Nicola, guardate Nicolà che si prende 9 metri. La mia fidanzata dice che sta diluvendo, di andare piano con la macchina. Sì. E di non bere possibilmente. Ma piano con la macchina non ci dovrebbe essere problemi, perché tanto forte non va, quindi non mi fare quei gesti. Ah, perché è uscita dal meccanico, io la sapevo ancora dal meccanico. Basta, già gli ho lasciato 300 euro a quel disgraziato di Mustafa. Dai, l'ha trattenuto, ma puoi non fischiare mai niente, Però fa buona guardia Belotti. Ottima guardia, direi, però la palla impedisce il contropiede. Sì. Matteo Belotti. Sì. E Belotti ovviamente stasera è il più carico di tutti, bisogna dirlo.
Altra palla recuperata da Doro che stava facendo il centro dietro in maniera egregia. Ha delle gesture un po' da baschettista stasera. Permettimi di dire che è una grossa novità in positivo. Mattia Doro centro dietro, veramente superlativo. Eh sì, solo che in attacco lo smaneggiano di brutto, ma non riesce a prendersi. Ha preso una volta 7 metri, forse esatto, due. Sì, però il lavoro che ha fatto in difesa è. Ah no, in difesa vale è. Più di 10 gol che in non difesa è assolutamente fatto, insostituibile. Esatto, time out, Epan è secondo a disposizione. Ricordiamo, sono sempre 3 a disposizione sui due tempi. C'è da dire che la zia Monica, quando ci dà, non è che sta lì a lesinare sui decibel. Tanto approfittiamo anche di Bianca, ma sì, voi la sentite l'incoraggiamento della musica durante le partite, nelle pause? Iniziate a pensare. Ma aspetta che c'è da dire qualcosa. Devo essere onesta, cioè, mi faceva un po' ridere la musica che avete scelto per l'entrata al Memorial, perché sembrava che stessimo andando in guerra ed era molto divertente. Sì, sì, infatti. Questa qua ci fa... Non so se è il pensiero di Bianca, tra le altre cose puoi togliere cuffie e microfono e andare, grazie. Noi siamo in continuo walking talk, siamo aperti ai suggerimenti, quindi prenderemo nota di questo suggerimento e miglioreremo anche la scelta dei pani. Devo dire che poi io, riscaldamento, sono una che ama canticchiare la musica. Ah, ok, infatti. Infatti si vede che sei un signore, però devi anche capire. Allora, devi sapere, però. In regia ci sono dei vecchiotti che non capiscono tanto la musica. Devi sapere, però, che i ragazzi ci hanno dato una playlist. Attenzione. Quindi voglio dire, potreste fare la stessa cosa. Ragazzi, appunto, se ci fate avere la vostra playlist, noi saremo lieti. Noi abbiamo due playlist, sappiamo. Purtroppo io non ci posso mettere mano perché le ragazze non apprezzano i miei. Insomma, decidete voi. Abbiamo la playlist. Se avete bisogno di farvi i fatti vostri, noi vorremmo vedere la partita. Comunque, ci stavamo mettendo d'accordo. Attenzione. Poi non so quando la rivedrò. Va bene, ragazzi, che parata. Ivan, andata a tirarlo, l'ha tirata via dal 7. Bella questo recupero, purtroppo rimane in mano al giocatore dell'Epan. Diciamo che io credo che questa partita non abbiamo messo le grafiche, ma dalla prossima, invece di rimettere Paratone, mettiamo Ilic con 15 punti. Col gomito, l'ha salvata col gomito, gliene ha spazzata un'altra. Ilic è superlativo, il gomito, guarda. No, non è questa. Ti piacciono i segni? C'è Massimo che in panchina si è lasciato un po' andare in un perché ha fame. Sì, sì. Ha fame, allora adesso ne sto prendendo la pelle, vuole che la partita finisce subito, così va a mangiare. Va bene, 12 minuti al termine, più 7 Cassano su Epan attualmente. Tra l'altro ricordiamo a Trutti. A chi? Chi sarebbe sto Trutti? Uno che non mi come immaginare. Infatti immaginavo. Che la salamella non è gratuita. No? No. Ah, che tristezza. Ma perché l'hanno scritto qui nei commenti, se offre braccio non vengo, allora io mi sono dovuto mettere. No, hai fatto bene allora. Tutto, ragazzi, per favore. Ringrazio. Grande, guardate! Grande Teo! Allora, intanto bravo, anche bravo, intanto bravo, c'era un bellissimo 2 minuti sulla tirata di maglietta di Belotti. Assolutamente. Punto, però ringraziamo la Conte che ci ha fornito queste magliette, perché una maglietta normale si sarebbe strappata, quindi ne approfittiamo per ringraziare anche la Conte. Guardate Belotti come arriva da dietro, guardate come gli tira la mano, incredibile. Sì, no, io l'ho visto in diretta. Incredibile. Ma anche la finta sulla destra, che ha tolto la palla e ha fatto tanto punteggio fermo di qualche minuto, sempre più 7, 21-14 per Cassano, quando mancano 11 minuti alla fine. Va bene, allora intanto arriva Ivan, che è stato fuori un pochetto. Oh, benissimo, buona opportunità. Scarico per l'ala, Belotti. Voglio vedere l'RVM. Girellona. Voglio vedere l'RVM, aspetta. L'ha fatta passare, vedere. Guarda, da sotto le gambe. Guardate da dove ha tirato, non ci credo. Guarda lì. Tanto segnato l'Epan. Non ci credo, no, sotto le gambe. Guarda? Cioè, sì, così. Sotto le gambe, la Jordan. Tanto nel frattempo ha segnato Black, anche l'Epan. Oh, quindi. E questo qui è Magic Belotti, ragazzi. Sì, il nostro Messi. Magic Belotti. Con la speranza che tutte le partite le gioca in questo modo. Alla fine, sempre più 7, Cassano. Buona la prestazione finora. Intanto Obrad alza il pugno, quindi secondo me... C'è un tiro al volo, aspetta. Io voglio dirlo così. C'è un tiro al volo. Hai studiato le chiamate degli schemi? C'è un tiro al volo. No, c'è un tiro. C'è un tiro in doppio appoggio di Ivan Sisi con una cattiveria mai vista. Ricordate che ci sia un tiro.
gol. Eh sì. Ah, peccato. Entra. Primo piccolo errorino di Ivan Ilic, siamo al 51esimo minuto. Vabbè, ha tirato via delle reti. Ah, si gioca in uno in più, ragazzi. Attenzione. Cambia portiere. Pensavo adottassimo la tecnica dei sette in attacco, invece no. Che molti utilizzano. Eh sì. Intanto è cambiato il portiere anche nelle fila dell'Eppa. Intanto vi ricordo che se avete problemi con i vostri lavandini, ditta Calandrino. Intanto Daniele Di Cicco dice dai, è Cassano. Ciao Daniele, ciao, come stai? Giacomo Visentin si è collegato. Papà Invasione Belotti, bravo, dice. Invasioni di Belotti, peccato. Allora intanto attacca l'Eppan, 9 minuti al termine. Boom! Stoppato. Rimane in attacco l'Eppan, 9 metri. Che stoppone, ragazzi. Che stoppone. Carico per aia. Sì. Invasione, non è convalidata. Invasione. Ah, invasione. Buona. Invasione, però attenzione a. Fatti male. Sto giro se l'è preso il colpo, vediamo. Cicci non si è accorto che il gioco era. La palla era attiva, quindi ha commesso passi. Ha preso un colpo. Convinto che l'arbitro avesse fermato il tempo per asciugare il campo, invece il gioco, la palla era attiva e ha commesso passi. Adesso attenzione, non deve protestare perché rischierebbe il terzo 2 minuti. Tenetelo buono. 8 minuti e 13 secondi al termine, intanto sono 7 le reti di scarto, ancora non sono sufficienti per essere tranquilli perché come sappiamo 8 minuti succede di tutto nella palla a mano. E dunque è meglio stare mi ha fatto notare, lo so, voglio darti proprio una cosa, fa Petazzi che chiamava la cam i giocatori, una cosa sì, che è tutto dire, cioè, è tutto dire per farvi capire a che punto siamo, eh? Hanno nuovo spirito, nuovo sì, bisogna cambiare nuova. Bisogna cambiare, è giusto, prima o poi babba via. Però ricordiamo, adesso svolge anche un ruolo istituzionale, quindi è giustamente darsi un contegno. Sì. Allora, è stata appena depositata all'ufficio brevetti di Milano la Petazzi Cam, disponibile a breve. Ah, bello. Calandrino! Ragazzi, che bella parata, Calandrino. Che bella parata. E ridaje! Bravo, Calandra. Caro mio. Bravo. Fuori Ivan per fargli prendere un po' di fiato. Marco ti spara su 2 parate. Cari amici dell'EPA, potete anche andare a casa. La partita è finita. Mi sbilancio. Assolutamente no. Sai meglio di me, Luca, come funziona. Quindi ma lui meglio... l'ha detto da ex portiere, quindi è preso notevole l'intervento di Calandrino, anzi il doppio intervento. Guarda, notevole, veramente. Mi sembra caso di citare un complimento che fecero a me una volta, quelle poche volte che giocavo bene, mi dissero oggi potremo... Ragazzi, stasera Ivan, intanto è rientrato Mattia Dorio. Oggi a brava Ivan Bianca, Marco, vedi che è attenta, al contrario no. Sassi con le fionde che ti parlano anche quelli, non ce n'è oggi, non ce n'è. Tanto Daniele Di Cicco inneggia l'amico Calandrino, è vero, assolutamente. Un paio di mille avventure che non si possono narrare qua in giro. Per chi era questo passaggio? Attenzione, potrebbe esserci un contropiede. Ragazzi, cosa stiamo vedendo stasera? Alta classe stasera, Cosa stiamo vedendo? I ragazzi stasera? Sono scesi in campo per vincere, stanno facendo il loro dovere, caro mio. Tu lo sapevi sta cosa? Ero sicurissimo. Cala, grande cala, dice Matteo Cartabia. Sì, siamo d'accordo. Grande lancio millimetrico. Ah, che bello adesso, questo tiro però. Invece. Bravo, numero 23 che si chiama? Numero 23. Hannes Lang, molto bravo, bel braccio. Fantastico, 25-17. C'è da dire che in giro, al termine, ragazzi. In giro ho sentito che ci sono un po' di dolini di schiena. Io vi consiglio di andare da Manualmente a Gallarate 0332-2409-43. Ma se non arriva uno sponsor, formazione in movimento. Bravissima, brava. Sai che ogni marchetta che fai mi piace vedere la faccia di Luca perché fa sorride, come dire, geniale. Ma io cerco di capire se sei. Ho intercettato la palla del giocatore. Pelepan, il 9, meritava. Perché non si capisce se, perché lui ogni tanto le legge il tabellone, ogni tanto se li inventa, quindi cerco di capire. Quando infatti tu delle volte si va a vedere se ha chiamato qualcuno dal muro. Sì, infatti io sto sempre lì a sbirciare, alcuni non li ho trovati.
Sì, no, perché alcuni li inventa. Cioè. E time out, ragazzi, time out. Time out di Assano. Cioè, hai bisogno di qualche consulenza assicurativa? No, è no, il no, secondo ah, time out. Allora, bene così. Però non faccio a meno di farmi cadere l'occhio su quello, quei funghi. Ah, fungorobica? Fungorobica? Fatemi dire. Nei funghi. Beh, però tu sai provare, che i funghi. Devi provare i funghi della fungorobica nell'hamburger del Best Burger. Bisogna vedere se quelli sono funghi da mangiare o allucinogeni. Esatto. La seconda. Okay. Va bene. Intanto Daniele Di Cicco dice il calandrino entra e risolve la partita. E olè. Olè. Va bene, va bene, va bene. Quanto manca alla fine? 5 minuti e 15 secondi, forse meno di 5 minuti. 5 minuti e 15 secondi, ti assicuro. E allora 7 le reti di scarto, quindi da giocare bene, 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 bene fino in fondo. Attualmente non vedo cedimenti fisici da parte del Cassano. Quindi vuol dire che la preparazione che hanno messo in pratica sta dando buoni frutti, almeno questa sera. Intanto entra Denis, mi pare di capire, numero 20, e Bassanese. Allora, numero 20 è Denis, sì. E 30 Bassanese, dunque Obrad, anzi no, ci va, turn over. Va a sinistra. Bassanese a sinistra, Obrad in mezzo. Sì, sì, perché Denis è terzino, sì. Attenzione, intanto marcatura profonda dell'Apple, 4 più 2 su Obrad e Denis. Quindi viene giustamente bravo Stefano Bassanese ad aiutare. Va fuori ad aiutare. Lucidità anche al 50° minuto. Eccolo lì! Molto bene, molto bene. Gioco più 8, ragazzi, più 8, 4 minuti e 40 secondi da giocare. Bene, molto bene. Epan intanto manovra in attacco, Stefano lì in mezzo a ostacolare il gioco. Vediamo. Benissimo, testa, benissimo, va benissimo, solo, benissimo, va da solo. Sì. Si arrabbia il portiere dell'Epan. Devo dire che il Cassano è molto convincente, ragazzi. Grande partenza del Cassano. Sì, 9 le reti di scarto. Beh, devo dirti che ieri sera si respirava quest'aria positiva. Sì, c'era proprio concentrazione, voglia di fare una bella prestazione. Si respirava nell'aria, magari molto per scaramanzia non abbiamo detto, ma la sensazione buona c'era ieri sera. Qui quasi in precisione, ma in realtà conservano la palla i ragazzi dell'Epan. Ci prova il numero 6 da fuori, 9 metri. Nulla di fatto, quindi... Guardate la grinta di Mister Colez, eccezionale, se li mangerebbe, tipo come, non lo so, un hamburger del Boss Burger, cosa ne pensi? È alta la conclusione, però è 9 metri. Sì. Ancora 9 metri, ancora Epan che ha l'opportunità di stare in attacco. Questi 4 minuti e poco più che mancano alla fine della partita. 9 le reti di scarto. Guarda Saita, come sì, Saita è molto energico. Adesso, tranne Marco Lamendola, sono tutti 98. Giusta notazione. Peccato, questa volta errorino di Marco Calandrino, ma glielo perdoniamo tranquillamente. Sì, ma gli ha tirato proprio di fianco alle orecchie, però. Tutti giovanissimi in campo, come giustamente notava Bianca. Giusto, giusto, io mi sento uno di loro anche. Sì, sì, forse molto, molto, forse una decina loro. D'anni fa ti potevi sentire uno di loro. Quanto bene che mi vuoi. Adesso sei uno dei nostri, dai, fidati. Recupera, prova il tiro. Sì, incredibile. Dima Gallazzi, numero 51. Va bene, è perché bisogna insistere. Bravo, bravo, bravo. Non bravo ti Denis. Non scoraggiare dal primo errore, quindi recupera la palla. E Dima, 20 è Dima. Perché 51 è cambiato, scusate, pensavo fosse il 20. Adesso, perché sono quindi gemelli, non è facile. I Gallazzi in campo. Sì, palla andata. Persa. Andata. No! Era un passaggio un po' arretrato e... Un errore di Saccenza. Sì. Però bravo andare a recuperare con un bel... Hanno triplicato addirittura la difesa sull'uomo dell'Epan. Incredibile. Ma io non so se vi state rendendo conto di quanto stanno tenendo la partita.
Hanno la stessa reattività dell'inizio della partita, eh? Avete notato? Esatto, sì, sì, sì. Ma ceduto in mezza. È quel discorso che facciamo prima. Sì, continua esatto. Turnazione per avere sempre gli uomini freschi in campo. Grazie. Tattica azzeccata perfettamente. Io ho visto degli allenamenti dove Golez metteva a terra le gomme di gommista Michele, che c'ha anche il centro assistenza. E fare allenamento in quelle gomme. Eccezionale. Intanto salutiamo Alessio Morenti che si è collegato. Ciao Alessio. Sappiamo che avete vinto. Allora, molto bene, intanto 10 le reti di scarto, quindi insomma cominciano ad essere tantine. Adesso hanno mollato il colpo. Mancano cose che invece non manca un minuto fino all'ultimo, concentratissimi. Stanno comunque pensando che è sabato sera devono andare fuori. Dimmi. Mi stavo chiedendo dove compri i tuoi occhiali. Io da ottica Ilop, è normale. Scusa, Ilop, perché ottica Bignette? Scusa, no, però vedo che Bianca ti segue a ruota. Anzi, ho trovato delle differenze di prezzo. Evidentemente, intanto ci saluta Alessio. Anzi, dice Calandrino, uomo partita. Grande Alessio. Grande capitano. Non so se avete visto cos'è successo. Era un gol bellissimo. L'aveva superato, ma si è stampata sulla traversa. Ragazzi, il Cassano vince di 10. Stasera si festeggia. Stasera si deve festeggiare. Dov'è Bianca stasera? Ci sta. Sotto la pioggia. Sotto la pioggia. Dovrei andare a Milano, ma con questa pioggia mi è passata. Sotto la pioggia, ma noi si festeggia. Ancora le terre. Guardate che cos'è riuscito a prendersi. Questo è un segnale importante. Più 10, 15 con la fine, ma si lotta su ogni pallone. Sì. Ah, peccato. Peccato, Calandrino, c'era lì giusto un millimetro forse. Grande partita, complimenti. Finisce la partita 29 a 20. Cassano c'è, ragazzi. Chi ben comincia è a metà dell'opera, diceva il mio grande amico nonché mentore. Sì.